Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo da Costco, il supermercato più grande d'America. Sì, più grande di America. Praticamente per entrare abbiamo bisogno di un abbonamento annuale, cioè ci danno la tesserina e possiamo entrare, va pagato come un vero e proprio abbonamento. In più ci hanno già spoilerato che dentro fanno tipo le confezioni di cereali alte quanto me, i mega galloni di latte, cioè io sono troppo curiosa. Infatti è gigante, io direi di non perderci troppo in chiacchiere e iniziare subito. È il supermercato più grande d'America, ma probabilmente sarà uno dei supermercati più grandi che noi possiamo vedere in vita nostra, non solo d'America. Cioè guardate quanto è grande, praticamente ha le dimensioni di un centro commerciale normale che abbiamo in Italia, ed è solo supermercato. Come vi dicevo, per entrare serve una tesserina, e questa tesserina lo riconoscete? Lui è Vito Iacopelli, è il barese. Viva la pizza! Viva la pizza! Che malato! È l'italiano, è l'italiano all'estero. Lui ha un canale YouTube, questi giorni ci farà un po' da guida, ci aiuterà un pochetto, e ora con la sua carta entriamo. Ti pare che se pagava la tessera per entrare noi, l'abbonamento. Ma cioè, io avevo capito che era un supermercato. Cioè qui vendono anche tipo televisori. No, aspetta. E confezioni assurde di creme idratanti e rasoi. Cioè, amore, vuoi rasoi? Sì, Costco è famosa per le grandi quantità. Stavo guardando i prezzi molto bassi di questi gioielli, mentre Giovanni era semplicemente a fare il bambino dentro il carrello, cosa che in realtà dovrei fare io, giusto? Comunque, io stavo dicendo che qui costa tutto di meno, sì, giusto? Sì, abbiamo visto l'Apple Watch a 369 euro, quello da 500. Ma questa cosa? Perché Costco è un suo modo di fare business. Fanno pagare $50 all'anno per la membership, quindi forse io immagino che per quello. Beh, figa sta. Però attenzione, perché qua tutte le cose sono tutte grandi, quindi diciamo che se vuoi comprare una bottiglia d'acqua non la puoi comprare. Devi comprare diciamo così, oppure la carne. Devi comprare 10 bistecche di carne. Ah, fanno pure i vestiti qua? Sì, tutto. E costano anche di più. Raga, è Primark. No, vabbè. Io oltre a non essere mai stata in un posto così grosso, non sono proprio neanche mai stata in un supermercato americano. Far vedere quanto è più grande di te. Che bello! Cioè, queste sono le pop. Cos'è? Sono pesante? No. Interruzione delle trasmissioni. La Emily del passato in questo momento è al supermercato, ma io devo dirvi una cosa molto importante. Oggi voglio parlarvi del metodo più facile e soprattutto più economico, secondo me, per viaggiare in Italia. Il treno. Parliamone, è più comodo ed è più pratico. Ecco perché oggi voglio parlarvi di Trendline. Trendline offre una piattaforma unica per chi viaggia in treno e in pullman. Ogni giorno presenta tratte, tariffe e orari di oltre 270 compagnie ferroviarie diverse e di pullman in 45 paesi. Ma perché usare Trendline? Perché ci permette di acquistare il nostro biglietto in pochissimi click, ma soprattutto ci trova il biglietto migliore per il nostro viaggio. Inoltre il biglietto ci arriverà sulla nostra applicazione, quindi sarà un biglietto elettronico che tra l'altro funzionerà anche offline, e sull'app possiamo vedere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Anche eventualmente se uno deve fare un cambio ci manda il tempo che ci rimane per fare il cambio con il treno. Ma oltre a tutti questi benefici, su Trendline è veramente facile acquistare biglietti e soprattutto a pagamenti sicuri, su questo è una garanzia. Comunque qua sotto in descrizione trovate tutte le informazioni e il link diretto a Trendline. Io comunque vi consiglio di scaricare l'applicazione, che è comodissima, ma soprattutto la potete utilizzare ovunque. Trovate il link qua sotto. Adesso vi lascio alla Emily del passato, che è al supermercato e credo che sia per trovare una cosa veramente veramente figa. Ma cioè, questo è zucchero, questo è un botto. No. Oddio! Raga, avete presente la maionese dei film? Ecco. Sono 2 kg più o meno. Oh madonna. No, vabbè, c'è sempre un pesce più grande. Sì, l'unica cosa che un po' perde è che tutto è tutto indossato, cioè non hai una, come dire, una sensazione di pienezza, è tutto chiuso, cioè per vedere cosa hai dentro devi guardare attraverso la plastica ed è brutto, è tutto compresso. Pure soprattutto le robe che sono là sopra. Sì, infatti là sopra, ma chi ci arriva? Cioè, scusa, se io voglio vedere quei biscotti. No, quelli sono tutti doppioni, quando finiscono
prendono le basse. Ah, ecco, okay. Quindi non è un nostro problema. Siamo noi che siamo stupidi. Ora ho capito perché ovunque c'è il cetriolo. Cioè, sono proprio fissati. Sì, guardate. Fissati, no. Ma perché sono fissati così tanto? L'ho mangiato anche a colazione. Hai mai fatto una pizza col cetriolo? Sì, l'ho fatto. No. Fa schifo. Purtroppo, purtroppo sì, l'ho fatto. Ma... devi adeguarti ai loro sapori. Tranne l'ananas. Ah, ti rifiuti. Sì, sì, sì. Sono italiano, giusto? Tante volte sei rifiutato lui. Io mi sono rifiutato all'ananas sulla pizza quando me l'ha chiesta Beyoncé. Ah. Se mi spiega. Beyoncé mi ha chiesto l'ananas sulla pizza. Oddio, forse per Beyoncé ce l'avrei messo. No. Io avrei messo un ananas anche in culo per Beyoncé. Questo non lo possiamo dire. Siamo qui a guardare dei fazzoletti. Perché tu non lo puoi capire, secondo me questo, gli adolescenti durante la quarantena, la prima cosa che hanno fatto è comprare questo scatolone di Kleenex. È quello che penso io? Sì, è proprio quello che penso io. Serve proprio a quello. Quanti ce ne facciamo? Quanti giganti di Kleenex? È interessante, devo dire interessante. C'è delle patatine ai piselli. No, le voglio. E delle patatine alle carote. Le voglio. Quindi non sono patatine, sono carotine e piselline. Proviamo le piselline. No? Troppo sale? Troppo tutto, zia. Per 28 grammi c'hanno 130 calorie. Ok, non ci piace il pisellino. E comunque qui vendono anche gli snack ammuffiti, vedete? Le muffettine. Queste, a presente quando negli aperitivi, sì, quando ci sono ospiti, metti le patatine, le noccioline e poi metti questi, che rimangono lì per anni, le ricicli. Tutte le feste. Perché l'hanno fatto grande? Già non se ne mangiamo tipo versioni minuscole. Comunque, sai cosa mi sono accorto? Cosa? Cioè, questa, non so se è una marca o proprio il fatto che siano keto. Ci sono fissati con la dieta chetogenica. Ho visto anche prima. Ma è la stessa cosa che vedo con il keto. Cioè, zero carbo e pro e fatta a manetta. Questi probabilmente costano meno che in Italia in questo momento. €7,99 per tutto sto coso. No, vabbè. Solo un pacchetto costa 3 euro di solito. Bello. Proviamo? No, perché poi li mangiamo. E cazzo a cazzo, che ci vuoi fare? Io vuoi pulire il cesso con questi? 18 euro di pistacchio. Questi secondo me sono economici. Sarà buono? Secondo me sì. Penso che il pistacchio sia una delle cose che sbagliano di più al mondo. Stiamo per entrare nella corsia giusta. Questa è la corsia che volevamo vedere fin dall'inizio. Della perdizione. Spoiler. Questi sono sono di una citazione che tu dovresti ricordare. Sono i mini pandini che mangiava L in Death Note. E li prendiamo, vai. Ok, assaggeremo anche questi. Oh mio Dio. No, raga, aiuto. Ora, oltre a fatto le dimensioni, ma i snack di Paperino? Non è Paperino, non è, ma proprio, sono gansiti, sì. Sono abbastanza famosi. Questa invece è la versione fake della marca famosissima, che non mi viene il nome. Le mega confezioni di pane. Questi quando le mamme ci davano la merenda per la scuola, sicuramente sarebbero stati più economici. Questa è la marca originale, la Hostess, di quello che abbiamo visto prima della cupcake, ah. Che fanno un botto di schifezze, in particolare i Twinkies e il cupcake. Invece questi sono per i pigri, sono i mini pancakes già pronti in formato gigante. Anche questi... perché non sono tutti fortunati come me che c'ho la mamma che fa i pancakes tutte le mattine. Esatto, stavo per dire, quelli sarebbero per te se non ci fossi io. Questo secondo me è pericoloso. Perché per noi che mangiamo solamente gallette, e sapete che le gallette sono una tira l'altra praticamente, è devastante. Mega confezione di popcorn, e queste sono patatine di maiale. No, alla pelle di maiale. Alla pelle di maiale? Sì. Secondo me cosa? Per me sono buonissime. Dici? Ok, la dieta, ok tutto, ma questo. Io non voglio farlo vedere, non voglio farlo vedere tutto. Mi critichi tanto che sono salito sul carrello e poi ti ritrovo così. Mi stanno anche comprando roba, raga. La regola è non comprare niente. Devo dire che però mi sta stupendo abbastanza per dire che le 2 ore di traffico sono valse la pena. Perché voi non lo sapete, ma noi per arrivare qua ci siamo fatti tutto il traffico di Los Angeles. Oddio. Pesa un botto, te lo giuro. Questi sono i succhi dei film, no, cioè è bellissimo vederlo. In quarantena. Ah beh, uno faceva così, era a posto. Perfetto. Fai guarda... spalle, fai dorso, fai dorso. Devi essere forte per farlo. Io comunque di là, nell'altro lato, ho visto che ci sono tutti i bicchieri giganti, le posate, le cose proprio delle classiche feste americane. Cazzo, sembra proprio di stare in America. Allora, in America hanno questo problema. Non ci sono le Coke Zero, hanno tutte o Diet Coke o tipo Coke alla spina sopralungate, quindi prendiamo questo. Che schifo, c'hanno sempre sta roba. Ci sono tante cose dell'America che non capisco. Tipo, perché mettere il ghiaccio anche nell'acqua? Ah, ho capito. Non ti bastava il mio piccolo Houston. Non ti bastava, eh. Stavo solamente guardando.
Allora, dovete sapere che qui in America hanno questa usanza di fare colazione con i waffle. Prima sono partiti belli sereni, li facevano per venire a casa. Poi è arrivata Apple e ha distrutto questa usanza e ha fatto i waffle già pronti, li scaldi e sono pronti. Basta, mi stai facendo innamorare anche del burrito adesso, non solo del kebab. Cioè, è congelato? No, è tutto congelato. Qua c'è anche il cimicianga di terra. Ti sei un botto. Il burrito pizza. Ecco qua, burro pizza, burrito a pizza. Cos'è il burro pizza? È una pizza rotolata, quindi. È una pizza rotolata con dentro? L'hanno chiamato burri pizza perché ha la forma del burrito, per una pizza rotolata. Tutti, ma che c'è, fa qua dentro? Il latte? No, papà, che stai guardando questo video? Ho trovato il litro di latte che serve a te. Vivi, da quando è nato solo latte ogni mattina, ma il bevitore da mezzo litro. A few eggs. Allora, vi sto per far vedere di cosa sto campando qui in America. Caesar salad. Ok, quando sono andato in Messico, tu nei piatti trovavi da una parte la carne, da una parte il lime, l'insalata, il formaggio, le due salse e i tacos. Questo è Messico. Questa è la panza del maiale. Questa che cos'è? Allora, questa è la pancia del maiale. Questa qui. Oddio, che bello! Mi ha fatto un po' senso. Che poi costa pure poco, costa $75. Cioè, se ti va a prendere un pezzo di carne così in Italia, cioè, sai quanto spendi? Poi, ecco, una cosa che c'è da dire, non so ora che tipo di carne è, perché insomma, ricordiamo sempre che in Italia è pieno di controlli, ecco perché magari la carne costa di più. Pollo dopato, che bello! Scusa? Ho detto pollo dopato. Questo è il pollo dopato? Sì. Allora, poi non ho idea, devo mangiare, io devo diventare grosso. Okay, dunque, basta. Da quando siamo qua e abbiamo cominciato a mangiare pollo, io sto dimagrendo, sto crescendo di massa, Frank è diventato enorme, io non vorrei dirlo, ma prendiamolo. No, aspetta, hai sbagliato. Organic. È organic. No. Che schifo. No, allora no. No, c'hai controlli, vuol dire che c'hai controlli. No, no. Comunque, qui a Costco potete comprare carni, potete comprare verdure, potete comprare cereali, cibi, cose varie, vestiti, ma soprattutto potete anche investire sul mattone. Accidori, sai che cosa sotto, eh? Comunque c'è da dire che stando qui in questi posti così grandi ti senti tipo una formica, cioè, come tutta Los Angeles, come tutta l'America. Ti fa sentire piccolo l'America. Cioè, per farvi capire, guardate. È una formica, effettivamente. Allora, sicuramente oggi abbiamo visto il supermercato più grande, ma non abbiamo ancora visto il più bello, che ormai tutti conoscete, il Walmart. Ma quello lo vediamo solamente se questo video arriva a 5.000 like. Vi ricordo anche che qua sotto in descrizione trovate tutte le informazioni su Trendline, i vari link li trovate sempre qua sotto. E basta. Io direi che anche questo video si possa concludere qua. Iscrivetevi al canale per vedere gli altri episodi di Los Angeles, ok? Ciao! We'll be right back.